Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla bottega didattica per il Fai da Te con le tecnologie eh, dell'apprendimento e della conoscenza. In uh, uh, questa videoguida volevo presentarvi uno strumento messo a disposizione da uh, ClassTools.net, eh, eh, un sito che offre mh, degli strumenti eh, molto adatti agli studenti di tutta l'età, eh, soprattutto indicati eh, per eh, gli studenti delle scuole primarie, ma anche della secondaria inferiore, eh, e dicevo strumenti tutti gratuiti. In questo caso vorrei presentarvi eh, uno strumento abbastanza curioso e interessante, il generatore di esagoni. Andiamo a vedere. Bene, questo è il logo di ClassTools.net che eh, forse già conoscerete. Eh, Russell Tarr, da quel che sono riuscito a ricostruire, ha proposto quello che lui chiama l'Hexagon learning, l'apprendimento basato sul metodo degli esagoni. Eh, si tratta di uno strumento free, estremamente facile da usare, eh, che eh, mira a, a sviluppare negli studenti eh, la capacità di. Eh, operare collegamenti tra informazioni e quindi eh, attraverso oh, questa uh, capacità uh, costruire a partire uh, da dati strutture più complesse individuando quelle che sono le relazioni uh, e raggruppando i dati secondo determinate categorie si tratta ed è questo molto importante uh, di maturare sin uh, dalla, da, dal primo approccio all'educazione, sin sì, dalla primaria, un approccio dicevo, sistemico per comprendere e affrontare i problemi complessi e i fenomeni complessi. Vediamo quali sono gli obiettivi che ci si propone con l'apprendimento basato appunto sul metodo degli esagoni. Si tratta di eh, eh, obiettivi che comprendono alcune delle competenze eh, cognitive e eh, eh, delle capacità cognitive più importanti, come la selezione delle informazioni, l'assegnazione di una priorità alle varie informazioni, in modo da stabilire delle gerarchie, ma anche la capacità di collegare insieme eh, determinate informazioni eh, sotto un'unica categoria eh, ed evidenziare poi i collegamenti tra queste categorie, insomma costruire strutture complesse. Eh, come vedremo oh, fra breve, eh, gli utilizzi didattici sono molteplici. La ricostruzione di un esempio storico, uh, di un evento storico, esempio che io utilizzerò, ma anche, eh, per esempio, rappresentare una struttura narrativa, il, la sua favola, il suo intreccio, il suo sviluppo, oppure eh, la dinamica di un evento che può essere io qui ho scritto a caso un evento geologico, per esempio un terremoto, un'eruzione, e così via. Quindi si tratta di uno strumento messo a punto da Tar, che è un insegnante di storia per la storia, eh, quindi per aiutare i suoi alunni a comprendere le complesse relazioni tra i fenomeni storici, ma che può essere facilmente eh, esportato e tradotto anche in altri ambiti eh, disciplinari. Vediamo adesso come utilizzare questo strumento. Uh, su Google digitiamo ClassToolsNet... Link ci compare, quello giusto, ecco. Questa è la home page eh, di questo servizio. Come vedete, è molto spartano, molto semplice, una grafica ridotta al minimo. E, eh, lo strumento che ci interessa lo troviamo qui. Ce ne sono tanti altri eh, che si possono provare, eh, sono molto interessanti, ma soprattutto molto semplici e facili da usare. Bene, andiamo al, eh, allo strumento che dobbiamo sperimentare. È questa la pagina eh, che ci interessa. Qui daremo un titolo. Io qui scriverò Seconda guerra. Mondiale, anzi scriviamo cause della seconda guerra mondiale, grandiamo un po', ecco qui, qui ho, ho delle istruzioni eh, che posso dare ai miei studenti e posso tradurre per esempio queste eh, presenti in inglese oppure posso dire raggruppate eh, gli eventi proposti, eventi, eh, a seconda della loro tipologia e aggiungete le cause per esempio mancanti ma insomma posso dare eh, tutti, eh, tutte le istruzioni che voglio anche le istruzioni su come funziona il tool e eh, lo strumento ma vedremo che sono molto semplici ecco io per far prima ho già scritto una lista di Eventi, cause, eh, fenomeni, eh, basta scrivere e eh, eh, ogni ritorno a capo mi dà un altro esagono. Quindi ognuno di queste eh, linee, righe, chiedo scusa, è eh, un esagono. E eh, quanto scrivo nella riga eh, rappresenta l'informazione contenuta all'interno dell'esagono. Per esempio, potrei scrivere occupazione dei suddetti oppure potrei scrivere eh, la paura eh, che molte potenze occidentali, soprattutto la Gran Bretagna, avevano dello stalinismo, eccetera. Bene, supponiamo oh, di aver eh, terminato. Uh, avremo, eh, con queste informazioni verranno generati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 esagoni. A questo punto abbiamo la prima possibilità di scegliere tra uh, uh, due opzioni. O stampare gli esagoni eh, con queste informazioni su carta, poi gli esagoni verranno ritagliati come mostra ah, questa immagine e incollati eh, su un tabellone. Gli alunni con dei pennarelli potranno scrivere eh, delle frecce, eh, stabilire quindi delle relazioni tra i vari gruppi che si vedono qui di esagoni, eccetera. Per far questo, oh, devo cliccare eh, qui e otterrò. Questo foglio potrò anche colorare i miei esagoni eh, che stamperò, eh, poi ritaglierò i vari esagoni e gli alunni eh, potranno ehm, collegarli tra di loro. Ma andiamo a vedere adesso l'altra opzione, e cioè procedere eh, online. Cliccherò su quest'altro pulsante, e eh, cioè genererò in HTML5 i seguenti esagoni. Io adesso ingrandisco in modo che ci sia una maggiore visibilità, quindi perdiamo qualche esagono per strada. Non fa niente perché lo possiamo trascinare. Come vedete, io posso muovere gli esagoni e eh, unirli. Eh, dato che ogni esagono ha sei lati, ad ognuno di questi lati posso collegare il lato di un altro esagono, e così via, eh, stabilendo le corrette relazioni. Cosa che io adesso non sto assolutamente facendo. Posso anche manipolare questi esagoni. In che modo? Eh, vedete che quando seleziono un esagono, posso o cancellarlo o rieditarlo quindi posso riscrivere qualche altra cosa, semplicemente, vedete, cancellando, riscrivendo, in questo caso riscrivo la stessa cosa, oppure posso cambiare la colorazione degli esagoni, anche questo è interessante perché appunto a seconda del colore eh, posso classificare, per esempio, per categorie i vari esagoni, potrei inserire delle date eh, e via dicendo. Cosa posso fare a questo punto? Ecco, diciamo che li collego così. Posso come vedete anche eh, sovrapporli parzialmente. Bene, eh, a questo punto cosa posso fare? Posso anche eh, inserire nuovi esagoni, basta fare un doppio clic e come vedete eh, posso editare il mio nuovo esagono. E questo può essere un esercizio che io assegno agli studenti, prima qui posso scrivere pangermanesimo, ecco qui. Clicco fuori ed è salvo. Posso cambiare il colore, eccetera, eccetera. Bene, a questo punto che cosa posso fare? Posso salvare, cliccando su Save, questo pulsante in basso a sinistra, eh, inserirò una password così e potrò editare in un secondo momento il mio lavoro. Scriviamo Pippo. E il gioco è fatto. Come vi dicevo, Class Tool Net eh, è molto spartano, quindi mi avvisa eh, di prendere nota, salvare da qualche parte eh, questo indirizzo, l'indirizzo che verrà generato adesso, in modo che io possa riprendere il mio lavoro. Quindi clicco su OK ed ecco qui questo è il mio indirizzo. Non dispongo su Class Tool, eh, Net di una dashboard con tutti i miei lavori salvati e via dicendo. Quindi devo salvare copiandolo, incollandolo da qualche parte, questo indirizzo e eh, potrò tornare su questo indirizzo e, e lavorare oppure posso esportare eh, come foglio di lavoro il risultato del mio, del mio lavoro bene eh, questo è tutto mi sembra uno strumento molto semplice nella sua semplicità eh, estremamente, eh, estremamente utile eh, vi ringrazio per la pazienza e vi auguro una buona giornata